Sono giunti da ogni parte della Sicilia i lavoratori del comparto edilizia in occasione della manifestazione regionale di protesta unitaria indetta oggi a Palermo. In 4 anni nell'isola oltre 50.000 operai edili diretti e 30.000 dell'indotto sono stati licenziati a causa della crisi imperante nel settore. Alla protesta hanno preso parte le associazioni imprenditoriali e le sigle sindacali ANCE Sicilia, ANIEM, Lega Coop, CNA Costruzioni e ANAEPA Confartigianato, i lavoratori disoccupati di Fillea CGL, Filca CISL e Feneal UIL. L'edilizia è il settore più colpito dalla crisi, dalla recessione, ma ha colpito da anni e anni di ritardi progettuali. La crisi riduce anche i risparmi privati, quindi c'è crisi edilizia pubblica e privata. Bisogna trovare subito risorse da mettere in moto immediatamente le prossime settimane e questo deve farlo la Regione insieme agli enti locali e appaltanti. È un fatto di emergenza. Partito da Piazza Marina, il corteo ha invaso l'intero corso Vittorio Emanuele per terminare la sua marcia davanti Palazzo Corleone, dove i manifestanti hanno esposto le proprie rivendicazioni al governo regionale. Siamo un 5.000 e chiediamo che tutti i lavori già appaltati si sbloccano subito. E chiediamo se per favore, se per pietà, il signor Crocetta a noi ci senta oggi. La manifestazione di oggi serve proprio a dire ai politici regionali, al governo della regione, di darsi una mossa a sbloccare questi fondi per far partire questi lavori e dare un attimo di respiro ad un settore che dire che è in ginocchio a dire poco.